Marketing del gusto, la guida completa per promuovere i prodotti tipici, i servizi di ristorazione e organizzare eventi enogastronomici. Il libro è scritto da Suafka Scarso e da Luciana Squadrilli. Allora, Suafka, parliamo un pochino di questo libro. Dammi un buon motivo per acquistare Marketing del gusto. Guarda, credo c'è cioè, il primo motivo che potrei dirti, ma te ne potremmo parlare per ore dei motivi, secondo me, per cui sono molto convinta di questo lavoro, insomma. Il primo motivo è quello che unisce sia la parte di marketing tradizionale per i produttori e per i ristoratori, sia i social media. Di solito, e la strategia su social media. Di solito quello che si fa è che si tende a concentrarsi o su uno o sull'altro aspetto. Invece noi abbiamo cercato, insieme a Luciano Squadilli, di approfondire tutta la panoramica delle strategie disponibili per una piccola azienda o una grande, per il motivo che siamo convinte che il marketing sia in realtà un tutt'uno, non si può separare la strategia digitale da quello che si fa, diciamo, con le classiche 4P del marketing, insomma, no? Quindi ogni strategia fa parte di un ambito organico di scelte che fa l'azienda e bisogna che ci sia coerenza in tutti questi aspetti. L'altro aspetto che secondo me che vorrei insomma evidenziare è il fatto che abbiamo cercato da subito di dare degli esempi utili e degli strumenti che il lettore volendo può chiudere il capitolo e cominciare già a sperimentare per sé quello che ha appena letto. Quindi abbiamo cercato di essere il più possibile concrete sia con gli strumenti, con i consigli che con gli esempi anche che diamo. Sono esempi che vengono da aziende sia piccole che grandi, proprio per far capire che non è che servono necessariamente budget spropositati per fare certe attività, si possono anche realizzare con dei budget più modesti, insomma. Suafa, a che avete pensato quando avete scritto questo libro? Soprattutto il lettore che si avvicina a questo volume, che tipo di preparazione deve avere? Deve già conoscere qualcosa in particolare o può essere semplicemente dedito alla propria attività e completamente a digiuno di tutto il resto? Guarda, in realtà noi l'abbiamo pensato per dei lettori abbastanza trasversali, possono essere sia il produttore che in realtà magari si rende conto che ha bisogno di degli strumenti aggiuntivi rispetto a quello che ha il produttore o il ristoratore, ovviamente, sia tutti quelli che invece si occupano di comunicazione e vogliono capire come la comunicazione si applica al settore del food. E quindi alla ristorazione e ai prodotti tipici in particolare. Quindi abbiamo cercato un po' di dare questi, questi due, andare a rispondere a questi due tipi di lettori. Quindi spieghiamo anche le basi, magari ci sono anche cose che chiunque si occupa di comunicazione digitale troverà scontate, no? Perché anche come si crea una fanpage, le basi di come si crea una fanpage, però al tempo stesso le abbiamo sempre riapplicate al settore del food, andando a vedere come si potevano anche differenziare rispetto ad altri settori, quali erano delle caratteristiche e potenzialità aggiuntive che si avevano per questa nicchia di mercato, che poi proprio nicchia non è, insomma, perché è un settore molto importante, soprattutto in Italia, insomma. Tenendo conto delle recensioni, dei feedback ricevuti delle persone che hanno letto il tuo libro e che hai avuto possibilità di incontrare, vorrei sapere qual è il punto a cui il libro è capace di portare il lettore, che competenze gli può dare, che cosa può fare il lettore dopo aver letto il libro e anche quelle competenze, quelle attività, capacità che a voi come autrice hanno dato più soddisfazione. Allora, io qua devo parlare soprattutto di marketing del vino, visto che il marketing del gusto è uscito praticamente la settimana scorsa, quindi iniziamo ad avere i primi feedback adesso, però la struttura del manuale è la stessa. La cosa che mi è piaciuta di più dei feedback che ho avuto con marketing del vino è stata il fatto che la gente mi ha detto che era davvero un libro utile. Che magari poteva, diciamo, che avevano davvero gli strumenti da riutilizzare nel concreto, che non era la classica, che so, il mattone pieno di teoria che poi uno però non sa bene.
alla fine come applicarlo, no? Invece questo era, diciamo, il punto di forza già di marketing del vino, e abbiamo sicuramente fatto in modo di sfruttare e di avere lo stesso approccio anche con quest'altro, con marketing del gusto, con questo nuovo volume. Quello è sicuramente, diciamo, dei feedback, il fatto che sia uno strumento utile, credo che sia poi anche la cosa più gratificante, no? Perché quando vedi che qualcuno ha potuto essere, che un testo sia stato di ispirazione, che abbia aiutato qualcuno nel lavoro, nello studio, fa sicuramente piacere. Ricordiamo anche che in Italia ci sono tantissimi corsi di marketing dell'enogastronomia, del food e così via. Poi alla fine di libri di testo ce ne sono ancora pochi, anche uno dei motivi per cui abbiamo interesse a pubblicare questo tipo di volume. Grazie mille, Suafka, per la tua disponibilità. Ciao e alla prossima. Grazie, ciao.